arte, moda, design e nuove tendenze. Tutto questo è il nuovo Pink Life Magazine, la rivista completamente rinnovata che si propone al pubblico con uno spirito e una veste tutta nuova. La trasformazione dei fashion blog in riviste online, le aziende che investono sempre di più sui social network, i siti di moda che vendono anche vestiti online e i giornali che chiudono, non hanno fermato la corsa di Pink Life, sempre a passo coi tempi, con l'occhio al futuro ma mantenendo sempre stretto il rapporto con i lettori, fatto di qualità e contenuti, come spiega l'editrice del magazine Linda Suarez. Credo che tutti i settori in questo momento siano un po' in crisi. Le emozioni non vanno mai in crisi e la carta stampata, l'odore della carta stampata, sfogliare un libro, annotare delle piccole frasi, sono delle emozioni che non potranno mai morire. Per questo noi come azienda abbiamo investito in dei macchinari all'avanguardia proprio per rompere un po' gli schemi e per andare incontro agli editori che hanno bisogno comunque di continuare a stampare in termini economici molto più ridotti. Alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Palazzo San Teodoro a Napoli hanno partecipato tra gli altri Bruno Caruso, che ha proposto una preview della collezione primavera-estate 2017, già anticipata nell'editoriale moda di Pink Life Magazine. Bisogna sempre sostenere chi ha il coraggio del cambiamento e ho notato che Pink Life Magazine ha avuto un gran cambiamento e con onore ho voluto partecipare a questo cambiamento. Presente anche Felicita Merlino, direttrice del Cilento Outlet Village, principale sponsor del quarto compleanno di Pink Life. Noi abbiamo deciso di sposare quest'anno questa sinergia con Pink Life perché riteniamo, siamo anche noi chiaramente in un'operazione di grande rilancio del Cilento Outlet, quindi riteniamo di dover sposare assolutamente una rivista così alla moda e che vive chiaramente negli ambienti mondani delle città di Salerno, di Napoli, che sono interessate da tante iniziative a cui noi vogliamo partecipare sempre di più per essere presenti insieme a Pink Life, a quelli che sono gli eventi culturali che veramente dettano l'ha detto nel territorio. La top model Raffaella Modugno, protagonista della copertina del magazine, ha partecipato al party organizzato a Palazzo San Teodoro. Sono onorata di essere la copertina di Pink Life, perché prima di tutto parliamo di un magazine della mia regione e quindi sono contentissima. Secondo, perché questo numero rappresenta il nuovo look della rivista e viene rappresentata da me, quindi io sono super contenta.